around me familiar faces worn out. Si vuoi mangiare 24 ore solo dolci? Se sono le conseguenze. Eh sì, avete capito molto bene. Avete mai provato a mangiare solo dolci per 24 ore? In questo nuovo episodio, sempre qui a New York, andremo alla ricerca dei dolci più famosi d'America, conosciuti in tutto il mondo per le iconiche serie Sex and the City e il boss delle torte. Quindi allacciate le cinture e mettetevi comodi, che in questo nuovo video ingrasseremo solo a guardare certe prelibatezze tipicamente americane. Allora, mi sono reso conto che non ho mai parlato di dolci. Ho fatto video dedicati al cibo, ho parlato sempre e ho mangiato sempre in tutti i vlog cibo americano, ma mai di dolci. Ciao a tutti quanti, sono Mattia Corradini, filmmaker, storyteller a caccia di emozioni. Mi trovo qui un intero mese a New York a caccia di storie. Ed oggi, per iniziare questo video, dobbiamo spostarci da Brooklyn per arrivare a Manhattan, per poi arrivare in un nuovo posto che non ho mai visitato. Step 1, metro, direzione Manhattan. Step 2, treno, direzione New Jersey. Vediamo. The winner. Fermata Hoboken, 3 fermate. Non sono convinto di aver preso il treno giusto, però a quanto pare potrei farmi una bella camminata, se caldo. Quindi scopriamo dove usciamo. Ok, ora per capire dove siamo, mettiamo la cuffietta perché fa freschino. Usiamo la classica tattica di tenerci il fiume sulla destra e guardarci tutto il panorama di Manhattan e trovare questo negozio. Parliamo di storia. 1910, Carlos Baccheri apre una pasticceria a Hoboken situata al di là di Manhattan. Nel 1964 Buddy Valastro subentra in questa pasticceria per dargli la pompata finale. E mo capite tutti di cosa sto parlando. 2009, famosissima pasticceria in tutta Italia grazie a un programma Real Time, detto anche il boss delle torte. E quindi negli anni la pasticceria di Hoboken diventa una meta turistica famosissima in tutto il mondo. E quindi, parlando di dolci, non vogliamo iniziare proprio da lì a parlare di tutto questo? E con la scusa del boss delle torte, guardate Manhattan da questo lato. Sono convinto di aver preso il treno perfetto, però la passeggiatina Manhattan alle mie spalle, peccato per il freddo tagliente, ma quasi quasi ho fatto bene. Guardate che roba, raga. Non ero mai stato da questo lato, eh. Bello anche qui. Sono abituato a vederlo da Brooklyn, ma da qui mai. Assolutamente, rettifico. Sbagliate come me. Prendete il treno sbagliato perché è una bellissima passeggiata. Comunque questa sofferenza del freddo qui a New York non mi mancava perché è scomodo, però un po' mi mancava. È bellissima questa stazione comunque, guardate che figo. Allora, non ho idea di dove stia andando, ma dovrei essere quasi arrivato. Però ho tocchiato un posto che, se il vento me lo permette, andiamo a mangiarci dei dolci, eh. Sto vivendo di questi, mi piace un sacco far colazione con i bagel, forse è il mio food preferito americano per far colazione. Siamo arrivati e ovviamente stanno rifacendo l'insegna. Eccoci qua, ragazzi, vi presento il boss delle torte. Questo è un paradiso, guardate che ficata. Guardate i biscotti, che buoni. Uno di questi mi sa che lo prenderò ad assaggiare. Comunque anche qua un centino di attività, ragazzi, eh. Trinette dei capolavori, guardate qua. E non potevano mancare i cannoli, che sicuramente proveremo perché è una cosa tipica da provare qua, no? Quello che ha reso tutto questo famosissimo, guardate che torte, wow. Io non so cosa assaggiare. Niente, ora non ci rimane nient'altro che assaggiare le cose. Me tocca. Cosa che possiamo assaggiare qua? Come cannoli direi di prendere questo. Come torte, io amando il cioccolato, direi che proviamo questa. E adesso mo vediamo questo video quanto ci costa. Thank you very much. Bye bye. Per $2 non vogliamo prendere anche la borsetta personalizzata. Allora niente, abbiamo speso $20. In realtà mi aspettavo bam. Voi direte, vai, avere un pezzo di torta, un cannolo, così. Però ecco, siamo in America, siamo a New York, in un posto che è diventato famosissimo grazie
a real time, ormai meta e attrazione turistica, mi aspettavo una fucilata. Invece dai, $20 per quello, queste cose qua, tutto sommato ci stanno. Ora mi sarei volentieri fermato al caldo, ma non c'era un posto per sedersi, quindi segnatevelo. Ora andiamo a cercare un posticino per assaggiare le cose. E chi chiude la mano di cuore? Dietro, sono dietro. Dai, cioè, ditemi che non vorreste scendere giù da qua e vedere cosa succede. Dai. Mazza, ma qua era perfetto, un pochettino di sole, non eh? Ok. Allora, raga, parlerò ad altissima voce perché c'è vento e mi auguro che voi mi sentiate. E proveremo proprio qui un po' di casuccio. Ovviamente non tutte, sennò mi ricoverano di gastrite. Allora, il menù prevede una torta cioccolatosa, un biscotto colorato formato gigante e un cannolo che non tiro fuori se non faccio un danno. Direi di iniziare subito con il cannolo. Pronti? Cannolo con arachidi, burro d'arachidi, insomma, cioccolato, vediamo. Tra l'altro tutto questo lo sto facendo davanti a una palestra. Quanto è bello, cioè, troppo colorato, bello. Proviamo? Molto le gocciole. Ce l'ho fatta! Mamma, ma i tovaglioli, Mattia, i tovaglioli sono la base! Non so neanche dove partire. Vediamoci. Detto che il biscotto era zuccheroso. Questo è dolcissimo, cioè, buono, eh? Ma immaginate la cosa più dolce che avete mai assaggiato nella vostra vita? Peggio. Ora, mentre capisco come si butta sta roba, direi che è il momento di capire come si fa a tornare. Oompa Loompa. Ora torniamo a Manhattan perché il video non è concluso. Arrivati al World Trade Center. Tra l'altro è la strada giusta. Se volete andare a vedere il boss delle torte, prendete per un treno per Hoboken e partite da World Trade Center. Se invece volete fare il mio percorso per una passeggiatina, è consigliato. Comunque assurdo, ma dico assurdo, trovarsi in un treno e dopo 2 secondi uscire ed essere nel centro commerciale. Cioè, questo è l'Oculus. Ma avete presente? Picco di zuccheri sotto qua, guarda. Abbiamo iniziato a parlare delle torte con il boss delle torte e ora cambiamo prodotto perché parleremo di cupcake. Sì, perché nel 1996 nella zona di West Village apre Magnolia Bakery, piccola pasticceria di quartiere, per poi conoscere la fama grazie al telefilm Sex on the Beach, fino ad arrivare nel 2007 diventando un brand mondiale, aprendo un sacco di negozi in tutta New York City. Allora, la verità è questa: si vuole mangiare 24 ore solo dolci? Queste sono le conseguenze. E voi direte, ma perché mi stai facendo vedere un cesso? Perché è la verità. Se anche voi volete fare questa bellissima esperienza di mangiare dolci 24 ore, calcolate anche questo. E vorrei dirvi che è finita, ma secondo me non è ancora finita. Vediamo se questa tazza di tè funziona. Siamo a West Village. Scusate l'interruzione, per alcuni potrebbe essere sembrato molto forte, ma è la verità. E vi dirò che questi dolci del boss delle torte con una mega zuccherata, nonostante non li abbia mangiati tutti, mi hanno parecchio scombussolato. Inconvenienti a parte, torniamo al discorso e torniamo al racconto. Quindi ci stiamo dirigendo qui in West Village, in questa pasticceria, dove oltre che i cupcake troveremo anche un sacco di dolci, torte e tanto altro. E questa pasticceria è rimasta
ancora così nel tempo per diciamo valorizzare il suo effetto vintage. Ma è anche famosa perché non è la classica pasticceria dove ad sedersi puoi rilassarti per un cappuccino, no, è tutto take away. De Magnolia Bakery, e vento per favore giù, ok, stiamo per entrare. Confetti cupcake. E io che prendo? Questa torta è famosissima perché è stata creata proprio da questa pasticceria. Quindi se vi va, vi piacciono le torte, provate Red Velvet, mi raccomando. Direi che andiamo su Mocha Cupcake. Thank you, bye. Thank you. Oh, come vi dicevo, il vostro cupcake vi verrà dato in questa scatoletta molto carina take away per potervelo mangiare in un parchetto o in giro. Quindi noi ci fermiamo nel parchetto qui adiacente e direi proprio lì. Eccoci qua, direi sempre comoda. Inizia la situazione a diventare pessima perché piovigina, quindi facciamo veloce. Questo è il nostro cupcake, questo è il nostro packaging, lo apriamo insieme. Piccolino. Vediamo un po'. Lo proviamo in diretta? Che dite? Allora, gusto mocha, molto buono, non esageratamente zuccherato, anche se il mio stomaco già... Guarda, è umano come zucchero, a me non mi dispiace. E ragazzi, qui da Times Square è tutto, siamo arrivati al termine, alla conclusione di questo nuovo video dedicato ai dolci qui a New York. Io sono Matteo Corradini, per sostenere il mio progetto qui su YouTube vi basterà mettere un super pollicione in su o addirittura iscriversi al canale. Grazie a tutti per la visione e noi ci vediamo alla prossima avventura qui a New York. Ciao!